Benvenuti in un nuovo video e benvenuti nel secondo video assaggio. Se vi siete persi i video unboxing e il primo video assaggio, stoppate un attimo e andate a recuperare quei video. Allora, sempre con il dolce. Sì. Ok, vai, scegli tu. Io inizierei da questo. Resist. In realtà non ci siamo innamorate di quello là, tutto... Infatti già fuori, è andato proprio fuori. Tutto, come si chiama? Quello da validi. Resist, ci sono due all'interno come sempre, ma all'interno, oltre al burro d'arachidi, ci sono anche i cosiddetti Smarties. Ma non ci sono gli Smarties, però ci sono dei... vabbè, sì, sì, ma questi... Da posto. Sono molto curiosa. Ce lo spacchiamo? Sì, sì. Voi sono caffè o focaccia? No, si vede lo smalto. Non lo preferisco però. Non ho mai mi sono innamorata di quello. No. Questa cosa di questi... Buono, ma... Niente di... Cioè, per me sti cose non ci sono, non ci sono, non è che cambi tutto. Anzi, peggiora un po' la... Non mi piacciono queste cose all'interno. Sì, così di smart. Siamo sempre bene. Ma la verità, 5. Anche per me. Sinceramente preferisco il Resist completamente burro d'arachidi. Sì, anche io, il mio preferito, anche perché è un po' più salato all'interno. Esatto, è molto più buono. Non mi fa impazzire. Ma continuiamo sempre con il dolce, anche perché è la maggioranza. Allora, io farei questo. Finalmente. L'abbiamo nominato 8 miliardi di volte nei nostri video. E quindi ecco qui i biscotti Lotus. Dicono che sono i migliori biscotti. Vediamo. All'interno c'è la cannella. No, veramente. No, caramellato. Biscotto caramellato. Non c'è la cannella. Lo sai che ho sempre pensato di sì. Biscotto caramellato. Però mi dà qualcosa, quel biscotto con biscotti natalizi. No. Come consistenza burrosi. Ho capito cosa intendi. Vediamo. Allora forse c'è qualche versione con la cannella. Probabilmente. Sono tutti a monoporzione da due. Vediamo un po'. Mi piace questa cosa. È integrale, chissà. No, eh. Odore. Odore. Ce lo spacchiamo? Sì. Finalmente. Questa è bella fare tipo dei cupcake con sopra. Si sente un po' il retrogusto di caramello, però molto buoni, eh? Mi ricordano molto. A me non piace mangiare i biscotti così, a me io li mangio solo inzuppati, però questi sono buonissimi. Sono molto dolci, però mi ricordano molto dei cereali americani che ho provato. Come croccantezza e diciamo anche il sapore, però quella era la cannella, i churros ci somigliano veramente tanto. Ma buoni, sinceramente questi. Sono molto buoni, li dovevamo provare. Mi sono piaciuti questi, secondo me, a fare un dolce, una cheesecake. Secondo me voto 7. Sì, ci sta. Però sono buoni pure come croccantezza. No, mi sono piaciuti. Salato. Prima con piselli della Oishi tra marchi abbigliamento Pods snack al pisello vegetarian pea snack cotti al forno. Sono dei pea vegetal cotti al forno, quindi per la nostra dieta di nuovo. Piccola sta cosa, così
uno va in scatola. Oddio, sembrano tipo formaggio. Guarda qua. Ok. No, secondo me sono buoni. Vai. Buoni? Ponzi sembra. Arriva dopo il pisello. Non mi sembra la fa. No, per papà, scorz. All'inizio è buono, però poi diventa pesante. Proprio il verde. Guarda, ce ne sono i brividi. Proprio. No. Ma tutti si mangiano. Però c'è un sacco di piselli. Cioè, po' piselli. Sì. Proprio che piselli. A me non è il sapore del piselli. L'odore di quando si succi le fave, quell'odore. Esatto, però. No. Infatti è come se non si sentisse il sapore dei piselli, ma proprio la scorza quando ti metto un no. No, non mi si è piaciuti. All'inizio ti frega perché, il questo salato, il formato. Poi si libera tutto. Vai, beviamo. Questa è la bevanda del video. Arizona Black White Iced Tea. With ginseng e honey. Prego. Quindi ginseng e miele. Bravissima. È bellissima lei. Ed è enorme. 680 ml. Mi sembra tipo, lo sai, quelle cose dai film, quelle in birra. Aggressiva. Tennero. Ok, no, perché tenero? Ok, fai quella cosa di bollicine dall'alto. Molto scuro. Marrona, mica è buono. Si sente la dolcezza. Io sento solo il miele. Tu? Prepara qui il miele. Non so perché. No, si sente il vero gusto di tè, che è tè. Mm. Però è un po' acquoso. Bravo. Mm. Come se non si sentisse bene il sapore. Cioè, rispetto alle altre bevande. Ma perché è troppo freddo? Ma no, non ho senso. Cioè, era molto lieve come il sapore. Rispetto comunque alle altre che abbiamo provato, il tè si sentiva tanto, il sapore si sentiva tantissimo. Questo è proprio sciupita, bravo. Mm. Infatti io sento solo il miele. Quella nota un po' dolce del miele, ma pensavo di meglio. Però ci sono le altre che sono buona, cioè troppo dolce. È come se la no, troppa neanche. Dolcezza la riproviamo dopo quando si fa un po' più calda. Mm. Anche se non penso cambi tanto. A parte che sta un sacco di tempo fuori. Cioè è proprio sciupita. Cioè, infatti non riuscivo a decifrare il sapore. Però il miele di acqua un po' però proprio acqua e miele, per me acqua e miele sembra. Oddio, 5 solo per l'estetica. Non mi ha fatto, cioè rispetto alle altre, cioè le altre sono proprio annanzi. No vabbè, non ci sono proprio paragoni. Ok, vai. Come la collezione di Magical Lion babam. Abbiamo voluto prendere il pacco perché la collezione è sicura, non c'era Lion Caramel Blonde. Cosa provammo al caramello che ci piacque un sacco? Cos'è? Non mi ricordo. Al caramello che non mi ricordo. Twix, insomma. Tipo, sono proprio caramel blonde, non... Sono piccoli. Non riesco a decifrare. Neanche io. Mamma che stavo combinando, che è vero. Il caramello è tantissimo. Impasta un po' però, eh. Non so che sembra. Ti ricordi quelle caramelle da Alpen Libre? Nella confezione gialla. Mi sembrano quelle.
Vero, vero. Allora, io il Lion normale lo faccio a cagna con i Shun, ma anche quello al cioccolato bianco è spaziale. Feci un video l'anno scorso o due anni fa, comprai tutti i Lion. Però questo pure è buono. Guarda, pom. Ecco, forse intero non riuscirei mai a mangiarlo. Però così fa. Azzecca un po'. Però rispetto a quello al cocco questo vince. Quello al cocco era proprio immangiabile. Era proprio brutto. Senti? Non sai cosa mi piace? Questo tipo riso soffiato sopra. No, è buono. No, che non è troppo dolce neanche. Alla fine è normale, sentire solo principalmente il caramello, perché è tutto caramello. Però ci sta. Però è buono. No. No, no. Mi è piaciuto molto. No, continua ad essere acqua questo tè. Vai col salato. Ultimo, una cosa molto easy. Io guardo lei e dico... Allora, Fox Nut and Snack. Rosmarino e sale marino, quindi molto semplice. Secondo me sono buoni, perché a volte la semplicità... Abbiamo preso tante cose, tante patatine di questo marchio. Io mi ci devo dire, a te marchio, a te marchio, ma che cosa? Allora. Wow! Ma mi piace già la patatina com'è. Bella incoccata. Anche quelle alla fatto blu, pannocchia blu, erano molto buone. Il rosmarino c'è, ma non dà fastidio, è molto delicato. Però non sono neanche tanto salato. Buono, la qualità della patatina. Wow. Non avevo altre aspettative su questo gusto, ma... È molto particolare e molto buono. Mi è piaciuto tanto. Giusto connubio tra rosmarino e sale marino, perché sono entrambi delicati. Non è quella patatina troppo salata che dopo devi bere 3 litri d'acqua. Buona. Mi è piaciuta molto. Sì, io questo un bel 7 io lo do. Pure 8. Buone, buone. Si vede proprio che è di qualità. Ma si vede. Ma già me ne resi conto nell'altra versione. Infatti mo che assaggeremo le altre. Sì, già sono. Siano buone come questa. Sì. Ok, anche questo video. Cucù. Noi speriamo che in questo video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!